Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, devo scusarmi, ma le scuse più precise ve le farò in un altro video e vi spiegherò un pochino perché sono stato assente per una settimana. Oggi siamo su Pokémon Showdown, quindi si parla solo di Pokémon Showdown. Allora, questo qua in sovraimpressione è il team che ho usato, che è esattamente lo stesso team che avete visto su tutta la serie di Pokémon Radical Red, o meglio, ho aggiornato gli ultimi episodi che sono usciti sul canale. E niente, ho aggiunto soltanto qualche item, se non mi sbaglio ho messo una Focus Sash in più, che non avevo, ma l'ho messa comunque perché tanto non cambia, non è un item che ti cambia la vita intera. Però va bene. E niente, questo era il team, copiatevelo, incollatevelo, fate quel cazzo che vi pare, tanto sapete che c'è già stato nei video. E vi consiglio che se non avete visto ancora la playlist di Radical Red, la trovate nelle schede. Buona visione. Allora, diciamo che la prima lotta è forse quella più facile che mi capita, a parte il Cartana del cazzo che c'ha, non ho avuto grandi problemi. Allora inizio di startare con Delphox, ma lui pensa di potermi battere con il mio stesso Pokémon più forte, ovvero Greninja. Sbagliato, perché io butto dentro Venusaur, mi becco un idropomba che non mi pensavo mi facesse così tanto danno, ma invece me l'ha fatto. Però non c'è problema, perché oggi il signorino Venusaur è on fire, resiste a un hit bello duro, fa un Giga Drain one shot e si riprende metà vita. Onesto, onesto. Qua c'era veramente poco quello che potevo fare, quindi con Venusaur appunto, quindi decido di switchare a Rhydon, che in questo caso non è che sia molto utile, ma il suo lo fa, diciamo, il suo lavoro lo fa, perché io potevo anche fare una mossa che facesse danno, invece no. Lui ha voluto trollare, mi ha lasciato con uno di vita e mi riesce a lasciare uno Steltrock da setappare, per cui meglio di così non poteva andare. Speravo di poter fare un terremoto, ma non ce l'ho fatta. E sì, come potete vedere nel video, non ce l'ho fatta, quindi poi si decide di passare alla contromisura un pochetto più pesante. Si manda Greninja e sì, è ovvio quello che sto per fare. Di certo non vado a usare Gelo Pugno, infatti vado a usare Idropompa. Che anche se lui mi attacca per primo, non cambia, diciamo, le sorti del duello tra Cinderace e Greninja. Greninja con Libero ce la fa tranquillamente e riesce a one shottare tranquillamente Cinderace. Benissimo, qua c'è il tizio con Caio Sempronio che pensa di essere più forte di me. Urshifu non sarà mai più forte di Greninja, mi dispiace. Si prende un extra senso e viene one shottato senza neanche batter ciglio. Benissimo, arriva Cartana. Cartana è già più un problema, perché Cartana è un Pokémon estremamente veloce. Quindi ho detto, vabbè, prima di andarmene magari un hit glielo faccio, ma non ce la faccio, perché attacca molto più velocemente di me, stranamente. Quindi a questo punto decido di mandare Delphox che, da quello che mi sbaglio, se non mi sbaglio, viene attaccato per primo e poi attacca, giusto? Esatto, vengo attaccato per primo, mi fa un macello di danno ma non mi one shotta. E sì, si prende un flamethrower e se ne va, perché ragazzi, Foxy doveva essere il carry sia su Pokémon Radical Red che qui, mi sembra giusto. Poi in questo caso ci troviamo Medicham che chiaramente è mega evoluto, perché neanche a farlo apposta. Ci fa un fake out e ci devasta. Non potevamo far nulla, c'aveva la priority, purtroppo è andata così. Quindi decido di mandare Flygon dopo una lunghissima riflessione, come potete vedere, perché su Flygon, come su Radical Red, c'ho volo. Sì, ho fatto proprio i Pokémon con gli stessi item, gli stessi, tutto uguale. E sì, si prende un one shot, ve lo dico subito, si prende un carissimo one shot di quelli proprio muah, al bacio. Prova a farmi Gelo Pugno, ma io sto volando, per cui non puoi fare nient'altro. La Life Orb, tra l'altro, mi trovo il mio danno moltiplicato, per cui si prende proprio uno schiaffo in faccia che gli gira proprio tutta la faccia a 360 gradi. Poi il signorino che ho contro decide di farmi aspettare 18 anni per buttare l'ultimo Pokémon che ha, che è Rillaboom. Si sa, usa grassi slide, c'ha grassi terrain, quindi mi attacca per primo e probabilmente, se non mi sbaglio, mi shotta Flygon. Sì, me lo shotta quasi, non del tutto. Io comunque faccio un altro volo, giusto per levargli un pochino più di vita. E riesco chiaramente a lendarlo senza problemi, faccio abbastanza di danno, lo lascio più o meno a metà vita. Il problema è che poi prendo uno schiaffone bello potente. Prendo uno schiaffone bello potente con grassi slide e mi va giù anche Flygon, purtroppo a malincuore mi va giù anche Flygon.
Vabbè ragazzi, qua il duello ormai è a senso unico, butto Venusaur che comunque se non mi sbaglio è più veloce di Rillaboom, gli faccio un Sludge Bomb e se ne va al tappeto e la prima lotta si chiude così senza grandissimi problemi. Ci assistiamo alla lotta più epica di tutte, ragazzi, perché io sinceramente non potevo immaginare che cazzo mi mettesse in campo e quindi decido di mettere Delphox che è un Pokémon veloce, fa male. È fortissimo e è uno dei miei preferiti, quindi decido Delphox, mi sembrava il migliore tra tutti. Lui butta ferro, torno come avevo immaginato perché pensavo che facesse body press insieme ad Iron Defense e tutte queste cose qua. Gli lancio un lanciafiamme, lo sciotto, forfetta, e ho vinto. Cioè, lotta epica, ragazzi, stra epica. Qui invece per mia fortuna mi trovo davanti a un giocatore non troppo skillato che a cui piace giocare i cazzo di granchi. Infatti c'ha la collezione di granchi a parte Relicant che non mi sembra proprio un granchio, mi sembra boh, più un pesce della palude, però vabbè. La scelta chiaramente ricade subito su. Aspetta, no, non vorrei dire una cazzata, ma se non mi sbaglio prendo Venusaur. O forse no. Sì, esatto. Bene, bene, inizio con Venusaur. Che ragazzi, vabbè, qua c'è solo una cosa che posso fare: spammare Giga Drain a manetta. Tanto prendo un hit, gli faccio super efficace e mi riprendo tutta la vita. Cioè, mi sembrava proprio la scelta migliore era Venusaur. Qua pensa di mandare Krabby senza che io faccia nulla, ma ragazzo mio, ma dove pensi di vivere? Anche qua manda Relicant che si prende il per 4, però c'ha Stardi. Con Stardi riesce a resistere e a prendersi anche degli HP, ma soprattutto ad alzarsi delle statistiche. Mi fa uno Stone Edge che mi toglie una man mi toglie proprio. Fa danno a manetta. E cazzo, non me l'aspettavo di prendere tutto quel danno. Poi succede che arriva sto cazzo di granchio che io non ho mai visto in tutta la mia vita. Ma forse me l'avevo andato su Radical Red, l'ho trovato da qualche parte. Quindi è abbastanza anche fattuale come cosa. Ma non riesce a fare molto perché gli faccio comunque metà vita, ne recupero io, ma poi vengo one shottato. Per cui alla fine il lavoro che doveva fare l'ha fatto. A questo punto io decido di mandare Delphox, visto che questo qua è un tipo ghiacciolotta, potevo fare due mosse per fargli veramente male, ma alla fine uso lanciafiamme e aspetto un'eternità, però l'enda e gli fa tanto tanto male. Benissimo, gli rimangono tre Pokémon, a me ne rimangono ancora cinque. Gli ho fatto praticamente metà squadra con un Pokémon, però l'ha scelto lui di fare il team con i granchi, non è colpa mia se mi trovo la gente nabba, cioè raga, che cazzo ci posso fare? A questo punto mi trovo davanti il tizio Crodant, che penso che sia uno dei Pokémon più schifosi che sia mai stato creato, e vabbè decido di challengearlo perché io pensavo che switchasse, o pensava che lui pensava che io switchassi, per cui fa sostituto, perde praticamente la metà degli HP. Gli faccio un flamethrower, gli tolgo istituto, sostituto. Ho detto istituto, vabbè, non importa. Lui farà un Dragon Dance pensando che io non riesca a shottarlo. Non dovrebbe avere più velocità di me in questo turno. Ma quello che fa è forfeitare e se ne va. Così a caso. Sapeva che qualcosa non andava bene e allora ha forfeitato. Quindi passiamo alla prossima lotta in cui mi trovo davanti a questo tizio qui che usa una squadra abbastanza greve, oserei dire. Scelgo la grande idea di mettere Flygon per primo, ma alla fine non si rivela una grande idea perché lui mi mette Mamoswine. Qui mi sono sentito un po' preso per il culo perché ho detto cazzo, non me ne va mai una bene. Quindi vabbè, continuo per la mia strada. Faccio un Dragon Rush che gli toglie più di metà vita e poi vengo shottato da una Cycle Rush. Da una Cycle Crash, scusate. E dopodiché decido di buttare Venusaur, che ormai si è rivelato l'MVP per questo episodio di non so cosa. Per questo episodio di non so cosa, fa un Giga Drain, essendo anche più veloce, e lo shotta senza perdere neanche un HP. GG per Venusaur. Allora, qui se non mi sbaglio, ci ha buttato il Gallade matto, che si mega evolve, tra l'altro. E io qui ero un po' indeciso, però ho detto io che cazzo gli butto a questo? Cioè, ragazzi, ho fatto fuori volo. Cioè, avevo solo una mossa che lo counterava, era volo, l'ho mandata a cagare perché mi sono fatto shottare Flygon come un coglione. Ho detto, vabbè, buttiamo Delphox, no? È un nemico alla pari alla fine per Delphox, giocare contro Gallade. E infatti secondo me ha fatto una delle scelte migliori. Poi qua di solito questi qui su Pokémon Showdown hanno un po' l'abitudine di andare a prendersi il caffè quando giocano, no? Cioè cliccano la mossa e pensano che tu aspetti un'infinità e mezza e invece tu sei lì che li stai aspettando. Quindi cioè passa veramente un'eternità e 18 secondi e arriva Delphox. Lui mega evolve, fa Poison Jab e ci avvelena. Incredibile, ma vero. Ci avvelena e ci toglie anche una marea di HP.
Io pensavo di poter fare qualcosa sinceramente contro Gallade, ma me la sono, diciamo, un po' gufata. In ogni caso, mi butta Commo, che secondo me non è stata una delle sue scelte migliori, anche se sapeva che gli avrei fatto palla ombra, probabilmente se l'aspettava. E niente, comunque gli riesco a sciogliere con Psichico, però lasciandomi sempre il Pokémon con veramente bassa vita. E Foxy purtroppo è stato un po' brutto perderlo, però io decido di fargli un altro Psichico prima di andarmi a Magmortar, tanto sapevo che andavo incontro a morte certa, per cui ho detto, sì dai, facciamo un Lin, tanto che cazzo me ne frega, sto giocando a Pokémon, raga, cioè, che cazzo me ne frega, anche se perdo, cioè, ne va del mio onore, ok, ovviamente, però, sti cazzi, no? Beh, a questo punto Magmortar a metà vita è un invito a buttare Greninja. Lui tra l'altro non sa che io ho libero, ma adesso lo scopre, perché io faccio fossa, perché non voglio prendere danni, e appunto riesco a landare su Magmortar senza prendere il Thunderbolt. In ogni caso però lui switch, si prende il critical di fossa e in più si prende un'altra mossa, perché è tipo straveloce. Il nostro carissimo Greninja è veramente veloce, per cui si prende un Ice Punch, se lo prende dritto nei denti e lei va giù, anche se è mega evoluto, non puoi fare un cazzo, caro mio. A questo punto mi manda Magiarna, che penso che sia stato uno dei Pokémon più difficili da buttare giù di tutto il suo team, anche se mi aspettavo diversamente, e decido di prendere Fossa, di usare Fossa. Lui usa Dazzle Gleam pensando di farmi qualcosa, ma caro mio, non sono più di tipo buio, sono di tipo terra. Ci fa Dazzle Gleam, invece io devo dire che sono un gran coglione, perché mi lascia 34% di vita, anche se alla fine riesco a buttarlo giù io, perché chiaramente, ragazzi, velocità è tutto, la velocità su questo gioco è veramente tutto. E beh, faccio fossa e lo sciotto come da copione proprio. E diciamo che qua in questo caso era un po' un fire Greninja per questa lotta qui. Infatti mi arriva Magmortar, ma sì, sappiamo già come finisce, no? Idropompa su uno e poi gliene manca solo uno, che anche se ha full vita non può fare veramente nulla. E questo Pokémon è Electivire, ragazzi. Adesso vi lascio godere il momento. Vi lascio proprio vedere il momento di quanto ho goduto io quando è successa questa cosa. Faccio fossa, ragazzi. Faccio fossa, lui fa cross chop, io la evito. Lendo fossa e lui è già forfeitato, senza neanche farmi lendare fossa. Quindi, beh, direi GG.